Rome has always been a special place for Osram. In the Sistine Chapel, our light uncovered thousands of details of Michelangelo's world-famous fresco. And in Raphael's rooms and St. Peter's Square, our light helps to create great experience for millions of visitors. Now we are back in Rome. We are here for our masterpiece, St. Peter's Basilica, the largest and most famous church in the world. Firstly, it was a great honor for the entire Osram team to collaborate on such a historic lighting project together with the Vatican. We are incredibly proud to make these historic art treasures shine in the best light. The Sistine Chapel required special illumination to preserve its unique artworks while ensuring energy efficiency. At the same time, the lighting had to be invisible to its visitors. So the lighting was integrated seamlessly within the space and also lights the famous frescoes similar to daylight. Digitization played a critical role in this project. Already in the beginning, we created virtual light simulations to duplicate almost 100% of the final light installation in St. Peter's Basilica. This was important so that we were able to test without impacting the physical space. Additionally, all the illumination we installed are 100% DALI and DMX controlled. This means that the entire Basilica is digitally controlled by a non-proprietary architecture. The system was designed to allow for easy upgrades and modifications. La nuova illuminazione nella Basilica di San Pietro, realizzata e offerta dalla società tedesca Osram, risponde perfettamente alle esigenze del culto, le esigenze della preghiera, le esigenze della celebrazione che avviene qui nella Basilica di San Pietro, in modo particolare quando è presente il Santo Padre. Questa luce calda e chiara permette di leggere agevolmente i testi liturgici, i testi di preghiera, e questo è lo scopo della Basilica, perché questo è un luogo di preghiera. Ma abbiamo raggiunto anche un altro scopo. Questa nuova illuminazione, ben posizionata in maniera intelligente e scientifica, permette di apprezzare e di ammirare la bellezza architettonica della Basilica, la corsa degli archi e addirittura il meraviglioso ricamo dei soffitti che prima appena appena si intravedeva. Oggi si può leggere perfettamente e per certi aspetti permette di cantare le parole del Salmo: i cieli narrano la gloria di Dio, possiamo dire anche l'arte narra la gloria di Dio, e qua chi entra in Basilica resta ammirato e spontaneamente fa un'esclamazione di stupore. C'è stata una ottima collaborazione in questi anni, già qualche anno fa abbiamo avuto l'illuminazione nuova della Cappella Sistina, di alcune stanze di Raffaello, che hanno portato, ecco, alla luce, hanno fatto riscoprire veramente dei dettagli che non si conoscevano prima, o almeno prima non si riuscivano ad ammirare. E quindi è un grande servizio che si rende sia ai cultori dell'arte, ma anche alla gente che visita, che viene, vorrei dire, in pellegrinaggio. Io vorrei veramente ringraziare e congratularmi tutti con i tecnici, con i dirigenti della Osram che hanno intrapreso questo grande lavoro. Questo progetto ha portato con sé una collaborazione tra la Direzione dei Servizi Tecnici e la Osram. Questa collaborazione che viene, possiamo dire, da lontano, dal progetto di illuminazione della Cappella Sistina, dopo c'è stata la illuminazione della stanza di Raffaello, la piazza di San Pietro, e adesso questo progetto, questo grande progetto, magari enorme rispetto agli altri. Penso che l'esperienza che abbiamo avuto ci ha fatto sì che si è formata una squadra tra i tecnici della Osram e quelli dei servizi tecnici, in modo tale che non c'è una collaborazione, che c'è un insieme, una sinergia tale che rende possibile alcuni progetti che sennò magari non sarebbe riuscito così bene. Il progetto della Basilica è stato particolarmente impegnativo sotto il profilo artistico, poiché le dimensioni rappresentano l'elemento di sfida più importante. Ci si trova davanti a dimensioni fuori dal comune,
che hanno richiesto la massima attenzione sia nella cura dei materiali che nella cura della progettazione. Un altro aspetto rilevante all'interno del progetto è l'ambiente estremamente eterogeneo, dove abbiamo delle verticali molto complesse con presenza di marmi, quindi statue, i pavimenti, e quindi è estremamente importante definire delle proporzioni di luce adeguate all'ambiente in modo tale da non confondere i particolari architettonici. We are honored to return to Vatican and to bring our expertise to St. Peter's Basilica. Our goal is to enhance an already breathtaking experience. Millions of people visit St. Peter's every year. The illumination we create will allow visitors to see the artworks in a brilliance never experienced before. For example, our digital technologies enable to draw the eye toward the artistic masterpieces in the sides of the church. Previously, these beautiful mosaics and statues were literally in the dark. We also brought new light into the cupolas, and we installed new glare-free lighting in the altar area. The history and the masterful works of art inside St. Peter's have reached a new era. This makes us very proud. And this is exactly what drives us, creating unforgettable experience for millions of people. With light, with OSRAM.